Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini. Oggi abbiamo ospite un albergatore di Cattolica e non solo, perché poi scopriremo eh, meglio tutto quanto e diamo il benvenuto a Gabriele Bordoni. Buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti. Allora Gabriele, ho anticipato già questa cosa albergatore eh, e non solo, mh, di Cattolica, perché poi c'è qualcosa anche eh, a Gabice, insomma c'è un, un gruppo eh, di cui parliamo, eh, il, il tuo albergo, l'albergo principale per il quale sei qua è il parco hotel di Parcotel Cattolica. Sì. Eh, però di quello parliamo dopo perché proprio poco prima di andare in onda, di iniziare a, a vedere le lucine che si accendevano nelle nostre telecamere, eh, mi hai detto che nel gruppo eh, questo hotel chic è in realtà il, sì, il capostipite. È il capostipite, infatti i miei genitori assieme ai miei zii, eh, quindi il fratello di mio padre e, e la moglie, eh, hanno costruito e poi avviato l'hotel chic dal 1962. E loro erano contadini eh, e quindi... Eh, avevamo, eh, riuscivamo a fornire ai nostri ospiti eh, sia eh, frutta di nostra produzione, il vino di nostra produzione, mia zia stava in cucina eh, e quindi faceva la pasta fatta in casa, avevamo eh, tutti i prodotti proprio genuini, e questo eh, ha portato l'Otticifica ad avere un grande successo. Eh, persone fra l'altro, ancora vengono i nipoti di quelli che credo, venivano allora, e quindi eh, praticamente lo Teciche è ancora aperto e lo gestisce adesso mia mamma assieme a mio cognato. Ed era un alberghetto inizialmente ad un solo piano di camere, poi piano piano, avendo sempre tantissima richiesta, allungavamo continuamente i periodi di apertura, quindi eh, nonostante non avesse i piani riscaldati, però già dal, dai primi d'aprile fino a ottobre era praticamente sempre pieno. Quindi da un piano di camere che aveva inizialmente, poi è diventato due piani, poi è diventato quattro piani, poi è stato costruito un quinto piano sottotetto. Eh, e continuava proprio ad essere sempre sempre occupato il vero concetto dell'accoglienza no? sì, offrire sì, quello che è e, e, della, della propria produzione della, della propria vita sì, sì, offrire pezzi della propria vita un rapporto con i clienti eh, che, certo. che diventavano quasi di famiglia perché ci mandavano poi i, i, i parenti, gli amici i figli, figli hanno continuato a venire figli di figli e continuano, ormai mi sa che siamo alla quarta generazione e continuano credo. a venire sempre credo, tisci, le, credo, stesse, bellissimo. le stesse persone poi dopo... A metà degli anni Ottanta mio padre eh, trovò una, una pensione in vendita sul lungomare di Cattolica e riuscimmo eh, da lì a, a ristrutturarla, cioè a batterla praticamente, a costruire il parco hotel, una struttura più moderna, eh, proprio sul lungomare, quindi in posizione centrale, che rimase aperta poi tutto l'anno dal 1989. Praticamente. Il... Infatti ho visto, ho visto guardando sul sito, no, mi sono anche un po' stupito perché comunque un albergo in una località che noi consideriamo una località di mare che quasi eh, chiude le porte della, della, della città quando la stagione finisce, invece trovare un hotel aperto tutto l'anno infatti la prima domanda che ho fatto era ma è, è veramente aperto tutto l'anno? Mi ha detto sì quest'anno però il primo anno no. È il primo anno no, ma... però abbiamo... Anche tanta clientela qui del Pesarese certo. e dell'entroterra Pesarese, tante aziende eh, che poi vengono da noi, ci ospitano certo. sia eh, i clienti che anche gli agenti. Gli agenti, eccetera, eccetera. sì, 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 si lavora. Sì. E quest'anno invece avete Questa, colto un'occasione. Quest'anno ci sono dei, lango, dei lavori su Lungomare di Cattolica, abbiamo colto l'occasione per ristrutturare anche noi, perché abbiamo sempre ristrutturato ogni anno un pochino, però con i clienti all'interno certo. è sempre complicato, quindi quest'anno abbiamo deciso di chiudere l'hotel certo. e di fare una bella ristrutturazione in generale. Un, ristrutturazione. un albergo che già comunque si proponeva in maniera straordinaria, un 4 stelle sul Lungomare di Cattolica a pochi metri dalla piazza delle, delle, delle Fontane. fontane sì. e... Ma è incuriosito una cosa, come fa l'albergo ad avere tutte le camere vista mare? Perché, eh, no? Cioè, il mare è da una parte sua. Sì, le camere sono o con vista mare frontale oppure dal balcone, tutte le camere riescono a vedere il mare anche se hanno vista mare laterale. Uh -huh. cioè Alcune camere direttamente dalla camera non riescono a vedere il mare, però una volta che vanno sul balcone i clienti certo. riescono ugualmente a vedere il mare. Perché, perché quindi, sul lato su, invece su, che della sul piazza. Retro, non sono... ah, sul retro non abbiamo neanche. Per cui è il sogno, il sogno di ogni turista. Avere. <ride> Per forza la stanza Vista Mare, io sono stato un po' di anni a lavorare in montagna e tutti volevano l'albergo all all'inizio delle piste e alla mattina e in fondo alle piste la sera, come si fa a la spostare <ride> l'albergo per non dover faticare poi a... ritornare mare non riusciamo a spostarlo. E qui, perfetto, però. esatto, Vista Mare. No, c'è molta attenzione comunque da parte vostra, una palestra comunque tutta attrezzata sì, a tecnologie. Sì. La no, colonnina no, per le ricariche delle auto elettriche, dell non sono ovviamente. dettagli che sono segnale secondo me di una eh, anticipazione delle esigenze dei clienti neanche un'attenzione perché magari non ve l'avevano chiesta però voi intanto la mettete e, e qualcuno l'ha sì, ma già eh, c'è richiesta, no? già esatto, richiesta. Infatti, quando l'abbiamo la, eh, installata eh, due anni, ormai tre anni fa non c'era richiesta, certo, infatti certo. era sempre spenta. Invece, certo, ultimamente. Sì. Eh, quello. quello. Ultimamente Beh, ma io credo che sia che fanno anche fanno. questo, a parte vabbè, indice di grandissima professionalità e di grandissima passione per il lavoro, ma sia anche uno dei segreti del successo: anticipare. No? Henry eh, eh, Ford diceva se io avessi chiesto ai miei clienti di cosa avevano bisogno loro mi avrebbero detto un cavallo più veloce, le automobili <ride> non esistevano, non esiste. eh, per cui invece anticipando eh, eh, si, si riesce sì, 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 eh, certo. tra le esigenze invece magari Express, sky. Eh, mi piace questa sì. cosa degli orari prolungati dei pasti, un buffet della colazione che inizia dalle 6 e finisce a mezzogiorno, e insomma eh, anche sì, i più pigri eh, <ride> insomma, o Riescono anche quelli che invece colazione. devono andare via presto perché prendono la bici sì, perché magari devono andare che vanno via presto eh, infatti, perché hanno necessità di far colazione presto quindi abbiamo cercato di accontentare tutti per questo fatto qui anche Sky adesso lo stiamo già implementando questa cosa perché da quest'anno avremo tutte tv 50 pollici nelle camere con la smart tv in cui ognuno potrà anche vedersi se ha un, un abbonamento Netflix o a, ah. ad altre cose ah, potrà su, inserire la propria password e, giusto, giusto, e vedere giusto. E, insomma io qui mi sono messo questa frase, difficile trovare qualcosa di cui lamentarsi. C'è qualcuno che si lamenta? Lo stesso? C'è qualche aneddoto? Quello che voleva non si sa cosa e non si sa perché? È ovvio che siamo tutti persone, quindi ognuno ha le proprie aspettative. A volte mi capita un cliente che mi chiede una certa camera e vorrebbe sempre quella camera lì. Poi mi capita un altro cliente che mi dice, ma che camera mi hai dato stavolta? E nella stessa camera perché siamo tutti diversi, quindi in generale sono tutti contenti. Ormai direi. abbiamo clientela che viene proprio dai primi anni e continua a tornare anche al parco hotel sempre. Tant'è che anche questi giorni che siamo chiusi ricevo Immagino. ogni giorno decine e decine di telefonate di persone: come siete chiusi, volevo venire, volevo. Eh, Adesso apriremo solo qualche giorno per capodanno e. Proprio perché oramai avevamo delle prenotazioni dall'anno sì, scorso e sì, sì. abbiamo dovuto soddisfarle, ma altrimenti... Eh, così Tra so. le novità che troveranno i clienti dopo questa chiusura per lavori, che cosa c'è, che cosa possiamo anticipare anche ai nostri telespettatori? Adesso eh, stiamo all'estendo ma piano piano non sappiamo se riusciremo eh, ad aprirlo subito prima dell'estate, un centro benessere. E appunto queste televisioni più grandi, certo. stiamo rinnovando alcune camere, e una sistemata la stiamo dando a tutte certo, le camere, certo, però certo. alcune camere in particolare diventeranno più grandi e ancora più confortevoli. Ho visto il wifi a alta potenza. Eh, anche il wifi l'abbiamo eh, implementato proprio. Questi giorni arriverà bene dappertutto proprio perché questa esigenza che adesso anche tutte le tv dovranno esatto, eh, collegarsi, sì. quindi e è, è sì, stata implementata per quello e insomma è, è molta attenzione, molta, molta. Poi abbiamo una spiaggia cura. privata, al parco hotel. Ah, per cui. È una spiaggia che noi abbiamo acquistato, eh, aveva 130 ombrelloni, ora da quando l'abbiamo acquistata ha 60 ombrelloni, quindi meno della metà, quindi c'è molto più spazio fra un ombrellone e l'altro, abbiamo tutti i lettini da una piazza e mezzo quindi eh, il cliente che arriva in spiaggia con un lettino sì, da una sì, piazza e sì. mezza eh, prendiamo certo. gli asciugamani e tutto quindi certo, certo, da certo. un comfort maggiore molto bene, molto bene e, e questo albergo diciamo è un po' in questo caso se lo Schicker era il capostipite in senso storico questo è un po' il capofila del gruppo che sì. comunque ha anche altre, altre sì, aggiunte perché, perché avete gli negli appartamenti anni, anni, abbiamo appartamenti poi all'inizio degli anni 2000 eh, abbiamo acquistato l'hotel San Susi a Gabice esatto e qui entriamo e, nelle Marche, perché ne abbiamo qualcuno ecco, cominciava a brontolare e ecco, sì, eh, sì, i nostri eh, telespettatori eh, eh, ma come, eh, ma eh, come, la Roma? Siamo, siamo, eh. siamo sempre noi, siamo sempre noi, siamo sempre noi. E poi dopo qualche anno l'Aquamarine acqua, che è stato accorpato al Sanssouci uh -huh. e abbiamo costruito, lì secondo me è una struttura veramente fantastica perché è stata accorpata, ristrutturata, è stato creato un centro benessere bellissimo. Eh, con vabbè, sauna, bagno turco, percorso Knaup, c'è una piscina coperta all'interno del centro benessere poi il San Susi ha anche altre piscine, un'altra per bambini, coperta-scoperta un'altra all'aperto, un idromassaggio sul tetto e, e poi il San Susi veramente lì in mezzo al parco San Bartolo, un po' rialzato per Gabice eh, ha una posizione splendida, tranquilla ma con vista mare eh, è veramente bello quello è stagionale quello ha, ha una stagionalità molto lunga uh -huh. perché apre i primi di marzo, finisce, chiude verso fine ottobre, uh -huh. ma spesso per eventi, fiere, eh, apre anche in altri periodi, ad esempio. Adesso a gennaio aprirà una settimana. Eh, in base alle richieste riesce a aprire anche certo. in un periodo invernale è strutturato. Voi siete ripresi. organizzati per riuscire a fare aperture anche temporanee temporane. senza tutte quelle, quelle controindicazioni anche economiche, perché alle volte sì. qualcuno mi dice che è antieconomico aprire per pochi giorni, voi invece vi siete per renderlo... attrezzati per renderlo. siamo e riusciamo ah, a farlo. Insomma. È interessante questa cosa, perché vuol dire che si può fare. Si <ride> sì, 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 sì. Vuol dire che ah. sapendolo fare si può fare anche a tirare fuori qualcosa di buono in un'apertura eh, temporanea, certo. nel mezzo di una, di una ovviamente di è, è semplice semplice rimanere sempre aperti certo. come fa il parco hotel che ormai ha, ha il suo personale fisso e certo. è tutto però sì, si può fare ugualmente, infatti il Sanssouci lo fa. E il Sanssouci è gestito? È gestito dalle mie sorelle, uh -huh. e io ho due sorelle, eh, Federica e Aida, e loro sono oramai fisse là, e là. siamo sì. praticamente a un chilometro di distanza, infatti, infatti. io rimango di più al parco hotel. Ecco. Sì, sì, sì. San sussi, del resto io sono andato a vedere ieri eh, che cosa vuol dire? Perché è una cosa. Sansussi, tutti eh, no? eh, ah, c'erano anche senza problemi. Vuol dire senza problemi, senza in preoccupazioni. Eh, eh. Non l'avevo mai eh, non mi era mai, <ride> mai venuto in mente di andarlo a vedere. Quando l'ho visto, ho detto: ecco, il nome è perfetto. Cioè, dà proprio l'idea di quello che è la vostra proposta. Voi sì, eh, cercate cerchiamo lì, di far eh, dimenticare esatto, di, tutto una esatto, volta che uno fa. arriva in vacanza, non deve più pensare a niente. e La clientela apprezza naturalmente. La clientela apprezza molto. Apprezza molto, poi sono clientele diverse: i tre alberghi hanno tre fasce e tre tipi di clientele diverse. Que chi va al Sanssouci vuole proprio stare rilassato, in mezzo al verde, magari vanno anche a fare giri in bicicletta, stare proprio amano proprio la tranquillità. Chi va al parco hotel sa che è proprio in centro, vicino magari anche all'isola pedonale, eccetera. È più una persona che a cui piace un po' più movimento. O un po' la vita notturna, anche se non abbiamo proprio giovanissimi, mm -hmm. la clientela è sempre costituita da famiglie certo. abbastanza giovani e, certo. e poi ovviamente il parco hotel ha la clientela certo. da fare, certo. perché abbiamo anche una sala riunione al parco hotel. Quindi, e poi c'è il fiorellocchiello che è questa casa Bordoni. Casa Bordoni è l'ultima nata, sono, eh, ed è la casa eh, appena ristrutturata eh, dove hanno avuto origine... Cioè, dove vivevano da piccoli mio padre e mio zio e dove coltivavano i prodotti e dove coltivavano che i poi andavamo i davamo che davamo, ah, che davamo ah, poi all'Hotel Chic, all chic ah. quindi l'abbiamo ristrutturata, abbiamo creato degli appartamenti che che in tempi eh, di pandemia sono molto apprezzati, sono molto richiesti perché c'è sì. questo discorso comunque che arriva forte, che insomma starsene un, un po' in disparte è meglio e c'è chi sì. preferisce, penso che sia stato un tema importante part... negli ultimi tempi, eh, sia sì, gli verissimo, appartamenti verissimo, che... Si eh, che... sì, sono proprio veramente richiesti ah. adesso e eh, sono praticamente anche in inverno sempre occupati. Molto 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 interessante capire come ci si può muovere in ambito turistico, eh, noi siamo abituati a pensare a un'idea appunto di un turismo legato a si parla, no? si dice la stagione è sempre più corta, ci si lamenta, quando si parla con gli operatori si lamentano sempre di questo, probabilmente eh, ci sono dei, dei meccanismi da attivare per invece fare il contrario, cioè per allungare le stagioni per riuscire ad avere soddisfazione in una eh, gestione annuale, per allungarle anche in una stagionalità per aprire quando sembrerebbe insomma ehm, è una specie di lode che sto facendo qui, perché eh, mh, alle volte sembra che ci sia una china inevitabile eh, verso la quale tutti vanno, poi si, ci si sveglia all'improvviso e si trova qualcuno che invece eh, sta andando in un'altra direzione, come ha fatto? Eh, ha fatto perché probabilmente ha avuto delle idee particolari, sì. ha investito sicuramente perché ci saranno investimenti importanti da fare, immagino anche economici, sì, certo. eh, si è fatto venire delle idee e questi sono i risultati, no? penso sì, che sì, sia un messaggio sì. importante da dare anche ai colleghi. Sì è vero, è vero, perché eh, le possibilità ci sono, bisogna studiare bene il territorio, vedere eh, come muovere ad esempio, noi abbiamo queste, questa Villa Bordoni a San Giovanni Marignano e lì eh, ci sono concorsi ipici, eh, tornei di golf perché c'è Riviera Orsis che è un grosso centro ipico e quindi fa continuamente concorsi. Certo. Ci, ci sono manifestazioni golfistiche. Più c'è sempre la, la Riviera che è vicina. Quindi in estate eh, quando non c'è l'uno c'è certo, l'altro, certo, certo, certo. quindi abbiamo. Vabbè che sono tre, sì, tre sì. appartamenti che sì, sono sì, venuti, sì. però sono certo, molto richiesti. Certo, certo, certo. Poi abbiamo anche altri appartamenti cattolici, lì vicino al parco hotel, e eh, anche questi sono molto richiesti. Molto bene, e io direi che insomma abbiamo fatto un bel escursus, abbiamo fatto bene conoscere ai nostri telespettatori eh, una realtà importante eh, che anche se al di là del tavolo, insomma adesso non, non ce, la, non <ride> ce lo poniamo il problema, c'è anche di qua, per anche cui insomma dai, abbiamo, metà, metà. abbiamo risolto metà e metà, mm. però che ci piaceva, ci piaceva far conoscere ai telespettatori perché credo che appunto il messaggio che deve arrivare è questo, è vero che eh, le condizioni esterne alle volte fanno pensare eh, che sia tutto molto complicato, la pandemia, basta solo pronunciarla, che sicuramente eh, mette paura perché chiaramente ha, ha creato scompensi enormi dal punto di vista economico, lavorativo e tutto quanto e, e non saremo certo noi a dire che, che, che non c'è stata o che è superabile con un agile balzo. Però sicuramente erano anni che si parlava dell'accorciamento della stagione, che ormai si lavorava solo agosto e eh, tante cose e invece sentire da un operatore, da un albergatore, che ha una storia lunga poi perché stiamo parlando, di qualcuno che nel 62 ha avuto l'idea di fare un, un albergo a un piano, portando eh, e facendo da mangiare quello che faceva per sé e dandolo agli ospiti, eh, no? la famiglia ha fatto questo praticamente. Fatto questo. Eh, sentirlo eh. dire da, da, da chi ha questo tipo di storia, eh, secondo me, è importante. È un messaggio importante che dovrebbe andare anche verso magari i giovani, quelli che stanno pensando di approcciarsi perché no al mondo del turismo, eh, che non è tutto lustrini e, e, e paillette, però può dare delle soddisfazioni, può dare soddisfazioni, sì. Bene. È vero. Gabriele, grazie veramente tanto per essere Gra stato con noi. Grazie a voi eh, per l'invito. Eh, eh. Magari ci risentiamo eh, in occasione di qualche evento, di qualcosa, eh, ci, ci viene a raccontare eh, che cosa sta succedendo, quando riaprirete eh, per, per raccontarci come è stata la reazione dei clienti alle novità. Insomma, eh, come si dice in questi casi, rimaniamo in contatto. Insomma. Con, molto piacere, con molto piacere, grazie per l'invito. Grazie ancora. Allora è stato con noi oggi Gabriele Bordoni, titolare del Parco hotel di Cattolica e non solo, come abbiamo avuto modo di... Eh, di eh, approfondire durante la chiacchierata. Noi ringraziamo eh, i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici e vi diamo appuntamento a una prossima puntata eh, di Casa Rossini. Gabriele, ancora grazie. Grazie.